Isola dei Famosi, Franco Terlizzi e l'abbandono shock del reality, le indiscrezioni. Franco Terlizzi, che si era scontrato con Jonathan Amauriz, ha abbandonato l'Honduras. Le ultime rivelazioni sul caso. A poche ore dalla messa in onda dell'undicesima puntata del cancelletto Isola dei Famosi 2018, il giorno di Pasquetta è stato messo in onda il daytime del reality show Made in Honduras, in cui sono stati svelati nuovi particolari sul cancelletto abbandono. La nuova puntata dell'Isola dei Famosi 13 verrà trasmessa in data odierna, 3 aprile. Franco abbandona il reality. La notizia che lascia di sasso i telespettatori, prima dell'undicesima puntata. A tenere banco nel mondo del gossip Made in Italy, nel corso degli ultimi giorni, è la news concernente l'annuncio dell'abbandono di cancelletto Franco Terlizzi, dal reality show più seguito dagli italiani, l'Isola dei Famosi, giunto quest'anno alla sua 13ª edizione. I fedeli telespettatori del celebre programma targato Mediaset, condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione speciale degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, non dovranno attendere il nuovo ed atteso appuntamento TV del gioco honduregno per scoprire le sorti del naufrago più chiacchierato del momento, Franco Terlizzi. Nel corso del nuovo daytime settimanale dell'Isola, andato in onda ieri, 2 aprile, in concomitanza con la celebrazione della ricorrenza festiva del lunedì in Albis, è stato confermato ai telespettatori di Canale 5 l'abbandono di Franco dall'Honduras. A seguito di alcuni diverbi venutisi a creare tra il naufrago Terlizzi ed altri concorrenti del reality, quali Jonathan Cascianian e Amauriz Perez, moltissimi hanno ipotizzato che Franco Terlizzi fosse stato costretto a ritirarsi dall'Isola, a causa di una squalifica dal celebre format in onda su Mediaset. Ma il nuovo daytime dell'Isola 13 ha chiarito la posizione del concorrente in questione, che ha dovuto improvvisamente abbandonare il reality al fine di sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici sul suo stato di salute generale. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, concernenti l'affaire Franco Terlizzi, non sarebbe da escludere un rientro dell'ex naufrago in Honduras, video, nel caso in cui fosse confermato dai medici il buono stato di salute generale dell'ex pugile italiano. L'undicesima diretta ufficiale, video, dell'Isola dei Famosi verrà trasmessa in data odierna, 3 aprile, in prima serata su Canale 5. Per ricevere le principali notizie di TV e gossip e di relativi aggiornamenti, basta continuare a seguirci sul portale web ufficiale di Blasting News Italia.